Lady Gaga, buone notizie, ogni giorno sono sempre più forte. C'è voluto un po' di riposo e tutto l'amore che i suoi Little Monsters hanno saputo inviarle attraverso post sui social media e le preghiere. Adesso, Lady Gaga ci invia ottime notizie, facendoci sapere che la sua salute ha subito un netto miglioramento rispetto alle settimane precedenti. Lady Gaga sempre più forte. Lady Gaga sta molto meglio, la sua salute fisica, messa a dura prova da una malattia cronica del calibro della fibromialgia, sta facendo piccoli passi verso una condizione migliore. Pur non essendoci cura per la patologia che affligge la cantante di successi come Bad Romance e Perfect Illusion, il riposo e l'amore dei suoi fan, anche quello di Quimby, le sta facendo davvero bene. Sabato, la popstar ha pubblicato un messaggio incoraggiante a tutti i fan su Twitter, e ci ha regalato un po' di speranza di rivederla presto sul suo campo di battaglia, il Joanne World Tour. Sto recuperando le mie energie ogni giorno, e divento più forte per i miei cancelletto Little Monsters. Non vedo l'ora di tornare sul palco, insieme a voi, per il Joanne World Tour. Puffs up. La popstar ha colto l'occasione per ritweetare un interessante articolo di Vice che la qualifica come la pioniera indiscussa della cultura del fandom pop. È solo grazie a lei e ai suoi Little Monsters, ovvero noi, che tutte le altre popstar ora contano un seguito organizzato con tanto di nome, come gli Swifties, i Believers, e i Beive. Lady Gaga, la sua lotta contro la fibromialgia. Proprio come Selena Gomez e la sua battaglia contro il lupus, anche Lady Gaga ha deciso di non nascondersi, e mostrarsi al mondo in un momento di grande vulnerabilità come quello della malattia. Lady Gaga ha voluto denunciare l'esistenza di una patologia bistrattata e spesso non riconosciuta ai fini tutelari, e ha sollevato l'attenzione su un tema così trascurato per portare avanti la battaglia anche per chi una voce forte come la sua non ce l'ha. Perché venga sviluppata una cura. La notizia della sua fibromialgia è arrivata il 14 settembre 2017, quando la popstar è stata ricoverata all'ospedale per via dei suoi terribili dolori. Dopo aver posticipato il tour europeo, Gaga ha spiegato che i dolori non le permettevano di portare a termine i suoi impegni. A sostenerla ogni giorno non ci sono solo i suoi amati Little Monster, Gaga riceve il supporto quotidiano anche dei suoi amici VIP, tra cui la regina assoluta della scena pop, Sua Maestà Beyoncé. La settimana scorsa, Quimby ha inviato un carico di regali alla sua BFF Gaga, tra cui uno splendido rosario, una felpa della Ivy Park e tanto, tantissimo amore. La popstar di Poker Face non ha esitato a condividere col mondo tanta gentilezza, oggi non è una buona giornata. Grazie a Onebi per avermi regalato questa splendida maglia. E poi ancora, per ringraziarla dei fiori, grazie B, mi manchi. Sei stata così gentile. Mi sento così fortunata.